Ciao ragazzi, un saluto da Luca Mastrangelo. Allora, è appena finita Milan-Liverpool, vittoria netta del Liverpool che porta a casa questi tre punti. Dispiace, dico la verità, dispiace da interista sportivo e da interista che quando ci sono le squadre italiane... Quando ci sono le squadre italiane in campo, a me dispiace, perché bisogna comunque tifare per le squadre italiane quando... E peccato perché il Milan era andato in vantaggio subito. Il Milan era andato in vantaggio subito e sembrava che comunque... Questa sera potesse essere una serata da Milan, potesse essere... E... tre papine e a casa, tre papine e a casa, volevi, volevi dopo 3 minuti, Pulisic, Pulisic, Pulisic. Volevi, eh? Ah, ci avevi quasi creduto che era una bella serata stasera, eh? Ci avevi quasi... Cosa stai dicendo? Che io domani perdo col Manchester City? Non mi interessa! Non mi interessa! Chi l'ha inventato il proverbio là? Carpe diem! I romani dicevano carpe diem, cogli l'attimo. Io quando voi alla Juve perdete, godo. Colgo l'attimo, non faccio il cagasotto. Non me ne frega niente se domani gioca l'Inter una partita che... contro una delle prime due squadre più forti del mondo, il rischio di perdere è altissimo. Se l'Inter perde, domani venite voi a sfottere. Non mi interessa niente. Prestazione penosa del Milan, che perde nettamente. Ma veramente, allora, avete fatto una prestazione... Allora, primo tempo presi a pallate. A pallate! Cioè, allora, avete preso 2 gol, 2 traverse... mi spiegate un attimo Magic Mike? Allora, Magic Mike nel primo gol dove andava? Nel primo gol dove è andato? Cosa dava? I pugni all'aria? Dava i pugni all'aria Magic Mike, dava i pugni all'aria. Nel secondo gol, anche lì Magic Mike, scusate, a me mi hanno sempre detto che l'area piccola è il regno del portiere. Cazzo, esci, prendilo quel pallone. No, se voi andate a rivedere il secondo gol del Liverpool, Magic Mike è lì che, per, invece di stare attento alla palla e di uscire a valanga come deve fare un portiere nella sua area piccola, dava le spallate a quello del Liverpool che c'era di vicino e tra l'altro prende uno del Milan, prende. Quindi, poi senza contare che ne potevano fare altri, ne potevano fare. Prestazione di un arrendevole del Milan che, dico la verità, il secondo tempo ero basito. Il secondo tempo ero basito, finisce anche con la contestazione pesante del pubblico che da casa si è sentita bene con i cori, tirate fuori i coglioni, ci avete rotto il cazzo, contestazione pesante, ma Milan che anche quando ha subito l'1-1 e soprattutto il 2-1, sai, con Liverpool ci può stare a perdere, eh? Il Liverpool, lo sappiamo, è una squadra più forte del Milan, sì. Può succedere di perdere con una squadra più forte? Sì! Però il calcio è anche bello perché delle volte la squadra più forte non vince. O comunque la squadra più debole può mettere in crisi e in difficoltà la squadra più forte. Il Milan ha messo in difficoltà il Liverpool i primi 3 minuti, poi basta. Poi è finita. Ma poi non ha avuto neanche nemmeno quella reazione di nervi che dovrebbe avere... una squadra come il Milan quando gioca in casa. Il tutto condito. Poi amici del Milan, quando noi vi chiamiamo chiacchieroni, quando vi chiamiamo chiacchieroni ve la prendete. Ma voi il primo dei chiacchieroni ce l'avete in casa. Cioè prima della partita Ibrahimovic che va davanti alle telecamere, quando il leone torna i gatti scappano, io sono il boss, comando io, gli altri lavorano per me. Ah, bravo!
Bravo, bravo, ma stimati, stimati. No, ma hai preso un bel allenatore, hai costruito una squadra che sta andando a mille, il popolo è contento. No, no, ma bravo, bravo, vantati che gli altri che lavorano per te e te sei il boss. Stai facendo un ottimo lavoro, vantati. Fai pure il gradasso. Questo non ha mica ancora capito che non fa più il giocatore. Questo, cioè qualcuno deve andare a spiegargli che non fa il giocatore, fa il dirigente. Ma poi io non oso pensare le reazioni che possono avere gente come Furlani o Moncada o comunque gli altri dirigenti del Milan nel sentire un ex giocatore con una spocchia incredibile messo lì da cardinale che pensa di poter fare il bello e il cattivo tempo, che dice io sono il boss, comando io, gli altri lavorano per me. Ma sono frasi che per gli altri dirigenti del Milan sono di un irrispettoso incredibile. Ma secondo voi Marotta si permetterebbe mai, o anche Ausilio, si permetterebbe mai di dire io sono il boss, gli altri lavorano per me? Giuntoli lo direbbe, io sono il boss, gli altri lavorano per me, comando io. Ma dove sei? All'osteria. Ma dove sei? Allora, queste sono robe da youtuber. Ma neanche noi youtuber arriviamo a tanto. Ma dove sei? All'osteria col bicchiere di vino. Ma come cazzo è messo questo qua? Oh, e il bello è che questo qui siete voi che l'avete pregato di tornare. Ci vuole Imra perché attacca tutti nello spazio. Questa cosa mi rimarrà in testa per sempre. Guarda. Questa cosa che Imra doveva tornare e risolvere i vostri problemi perché attacca tutti nello spogliatoio. Sì, sì, no, ma tenetelo, mi raccomando, Tenetelo il più possibile, Ibra, tenetelo lì il più possibile e fatelo comandare il più possibile, che a noi va benissimo, a noi va benissimo. Adesso lo contestate, l'avete voluto voi, eravate ai suoi piedi, Dio, 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 vi siete fatti imbambolare da un attore cinematografico, e lui è un attore cinematografico, messo lì nel mondo del calcio a fare il bullo di quartiere, che si crede ancora Gesù Cristo in terra, io qua, io là, io su, io giù, veramente, guarda, il re dei chiacchieroni per una squadra di chiacchieroni, per un popolo di chiacchieroni, vero? Quando vi fanno il coro, milanista chiacchierone, voi c'avete il re dei chiacchieroni in casa, Ibrahimovic, il re dei chiacchieroni, unico giocatore del Milan che porà, c'è questo qua, guarda, Abraham, l'unico giocatore del Milan che si è presentato fin dal primo giorno, dando tutto per la maglia fino adesso, è quello che ha spronato quando quelli del cooling break, i Teo Hernandez e Leao non erano andati a fare il cooling break con la squadra, c'era Leao che era appena entrato anche lui con loro, che li chiamava, diceva venite, cioè è l'unico che sta cercando sia di impegnarsi in campo sia di fare anche un po' di gruppo, un po' di aggregazione, l'unico che stasera anche alla fine correva. Peccato che è uscito Calabria, forse per un fastidio, per un infortunio. Se dovesse non esserci per il derby, è una defezione importante per l'Inter. Inter già, che probabilmente dovrà fare senza Di Marco, e Di Marco è un giocatore che spesso gli ha fatto male al Milan. Se l'Inter dovesse fare anche senza Calabria, sarebbe la seconda defezione importante per noi, Vi sta andando bene voi amici del Milan, Se ci mancano Di Marco e Calabria per voi è un bel vantaggio. Va bene, adesso domani c'è l'Inter, se l'Inter perderà col Manchester City potete venire qui a sfottere come faccio io, non offendere, io non offendo mai, poi io ho un modo di fare che sicuramente vi fa incazzare, ma io non offendo mai. Quindi se siete in grado di sfottere senza offendere, io vi aspetto qui, ok? Vi lascio il link nel primo commento perché sul mio canale WhatsApp ci sono in palio 4 maglie dell'Inter. Venite sul canale WhatsApp, cliccate nel link nel primo commento e scoprite come fare. Iscrivetevi al canale YouTube, clic 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 clic, seguitemi su Instagram, clic 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 clic, like la pagina Facebook, clic 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 clic, e poi come dico sempre, fate quel cazzo che vi pare. Ciao!